Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo dei canali marziani su Marte, di Schiaparelli e Lowell, ossia quando la scienza diceva che c'erano gli alieni su Marte. I canali di Marte sono delle presunte strutture geologiche individuate sulla superficie del pianeta Marte da Giovanni Schiaparelli e da Percival Lowell verso la fine del XIX secolo. Queste strutture, queste fantomatiche strutture, ben presto divennero famose, dando origine ad una ridda di ipotesi, polemiche, speculazioni e folklore sulla possibilità che il pianeta rosso potesse ospitare davvero forme di vita senzienti. Le più influenti assertori dell'ipotesi della natura artificiale dei canali vi fu appunto l'astronomo statunitense Percival Lowell, che rese popolare il concetto presso l'opinione pubblica di allora dei canali marziani, e quindi i marziani erano i loro ipotetici costruttori. Divennero quindi un elemento centrale nelle opere di fantascienza avventurosa. All'epoca Giovanni Schiaparelli, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera, utilizzando un nuovo telescopio rifrattore da 218 mm, condusse, a partire nel periodo della Grande Opposizione dell'agosto del 1877, numerose osservazioni del pianeta Marte che lo resero famoso e resero famoso molto popolari le sue scoperte. Egli infatti li pubblicò in tre libri: Il pianeta Marte nel 1893, La vita sul pianeta Marte nel 1895, Il pianeta Marte nel 1909. Schiaparelli osservò sulla superficie del pianeta una fitta rete di strutture lineari che chiamò canali. Ora c'è da sottolineare un fatto. Nella traduzione dall'italiano all'inglese fu utilizzato l'improprio termine praticamente di canals piuttosto che channels. Il termine canals appunto tende a utilizzare anche un significato di strutture di tipo artificiale, a differenza del termine channels, che contempla anche l'ipotesi che invece si trattino di strutture naturali. L'astronomo americano Lowell, seppur all'inizio era dubbioso, successivamente divenne uno dei più ferventi sostenitori della artificialità dei canali marziani, conducendo una dettagliata serie di osservazioni a sostegno dell'ipotesi che i canali appunto fossero delle imponenti opere di ingegneria idraulica progettate dai marziani per meglio gestire le scarse risorse idriche del loro pianeta, portando quindi l'acqua dal polo nord verso il centro del pianeta. Lowell volle contribuire a svelare l'affascinante mistero utilizzando appunto il suo telescopio da 450 mm di e si mise a studiare praticamente Marte. Pubblicò le sue osservazioni in tre libri. Tra gli altri astronomi che osservarono Marte e guardando dal proprio telescopio vi riconobbero per pareidolia la presenza di canali, si ricordano Henri-Joseph Perrotin e Louis Tholon di Nizza. Nacque così l'immagine di un mondo vecchio, quello di Marte, contrapposto ad una Terra di mezza età e Venere invece un pianeta primitivo. Marte era un pianeta essenzialmente secco, dove dominava la siccità, e forse la matura civiltà marziana era in carenza di acqua, per questo aveva cercato di costruire delle imponenti opere per la distribuzione dell'acqua. Per
sul pianeta. Per lungo tempo si ritenne che Marte fosse un pianeta coperto di vegetazione e alcuni mari. I cambiamenti stagionali di Marte infatti causano una riduzione delle calotte polari d'estate e creano ampie macchie scure sulla sua superficie. Tuttavia, le osservazioni al telescopio non erano in grado di confermare tali speculazioni. Al progredire della qualità dei telescopi, si assisteva ad una riduzione dei canali. Nel 1909 Camille Flammarion, con un telescopio di 840 mm, osservò disegni irregolari ma nessun canale. L'esistenza dei canali fu oggetto di una vivace polemica scientifica e fu contestata da numerosi scienziati, a partire dalla seconda grande opposizione del 1894. A parere dei critici della presunta scoperta, si trattava di un problema di osservazione e quindi di una insufficiente potenza dei telescopi sui quali erano state effettuate appunto le osservazioni, perché diciamo telescopi più moderni e di maggior dettaglio non mostravano le stesse cose che invece i telescopi di Lowell e di Schiaparelli avrebbero mostrato, seguendo il cervello praticamente e la interpretazione di quello che ritenevano di aver visto disegnandole praticamente sulla carta. Il problema venne successivamente a risolversi completamente con gli anni, man mano che appunto i telescopi divennero decisamente sempre più potenti. Poi alla fine il problema fu completamente riconfermato quando le sonde terrestri riuscirono a raggiungere Marte e iniziarono a scattare le prime fotografie.